attivi della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione informale del sindaco della città metropolitana di Napoli sulla questione riguardante il fenomeno del bradisismo e del rischio sismico nei campi Fergrei. Ringrazio per la partecipazione ai nostri lavori Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della città metropolitana, Edoardo Cosenza, ci dovrebbe essere anche l'assessore, sì, esatto, sono assessore delle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli, e cedo loro la parola per lo svolgimento della relazione. Sindaco, assessore, buongiorno, bentrovati, a voi la parola. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, e ringrazio tutti i parlamentari presenti. Il tema del bradisismo nell'area flegrea è un tema antico che chiaramente richiede una grande attenzione, ma che non ci deve far dimenticare che questi territori hanno convissuto con il bradisismo da sempre. Cioè, se oggi noi ammiriamo Baia sommersa, è perché, diciamo, in passato gli eventi bradisismici hanno determinato sia un sollevamento del suolo, ma anche un abbassamento del suolo in alcuni casi. Chiaramente queste crisi bradisismiche si sono ripetute negli anni. Noi abbiamo memoria, diciamo, abbastanza recente della crisi bradisismica degli anni Ottanta, e che ha evidenziato ovviamente tante criticità che da un certo punto di vista si stanno ripetendo in questo momento. E dagli anni Ottanta ad oggi sono stati fatti molti passi in avanti. Esiste un piano di evacuazione dell'area e di gestione dell'emergenza che è stato sviluppato nell'ultimo decennio dal Dipartimento di Protezione Civile di concerto con la Regione e con le amministrazioni locali. Ovviamente, come tutti i piani di emergenza, richiedono sempre degli aggiornamenti per tener conto di quelle che sono anche le modifiche della situazione, della presenza delle persone, della situazione viaria. Quindi è sempre opportuno che ci siano aggiornamenti continui, ma la base da cui partiamo è sicuramente una base di una documentazione, degli strumenti che sono sicuramente molto validi, forse non tanto conosciuti dalla popolazione. Questo è un tema su cui poi ritornerò alla fine della mia relazione, ma senza dubbio la documentazione, gli strumenti che sono disponibili sono degli strumenti validi. E in questa fase io credo che noi dobbiamo fare una distinzione tra due tematiche che sono strettamente connesse tra loro, ma che hanno un impatto sulla cittadinanza molto diverso, nel senso che le crisi bradisismiche, le crisi sismiche che noi stiamo vivendo in questi giorni e che creano tanto allarme nella popolazione, sono delle crisi che rappresentano sicuramente una conseguenza dell'attività che avviene in profondità, quindi dell'attività magmatica, ma che non rappresentano un chiaro precursore di un'eventuale possibile fantomatica eruzione. Nei casi delle ultime grandi crisi bradisismiche che noi abbiamo avuto, a un certo punto la crisi si è arrestata senza avere nessuna conseguenza estrema. E anche noi ci auguriamo che anche in questo caso ciò avvenga. Del resto il sistema di monitoraggio da parte dell'INGV e dell'Osservatorio Vesuviano, che è uno dei più sofisticati al mondo, ci dice oggi, almeno da quello che ci riferiscono gli esperti del settore, che movimenti magmatici in profondità non ci sono. Quindi questa è un'attività di degassamento, che è un'attività sicuramente significativa, ma che non è un precursore di un'eventuale potenziale eruzione. Questo però ci dice che noi dobbiamo trattare invece con grande attenzione il tema della crisi sismica, da un lato ovviamente per garantire sicurezza ai cittadini, dall'altra per fare in modo che anche ci sia una gestione dell'emergenza che dia tranquillità ai cittadini, che garantisca loro un supporto da parte delle istituzioni, soprattutto della comunicazione istituzionale che li tenga informati, e che eviti situazioni di panico che fanno danno alle persone,
danno all'economia e danno ai territori, perché chiaramente c'è anche una componente di attività lavorative, attività turistiche, che chiaramente possono essere da un certo punto di vista danneggiate da una gestione sbagliata di una situazione che va attentamente monitorata, ma che ovviamente richiede anche grande responsabilità nella gestione. A questo proposito, io divido la mia breve relazione in due parti, da un lato quello che noi stiamo facendo, dall'altro quello che noi riteniamo che si debba fare, almeno quello che noi pensiamo. Io parlo, insomma, come sindaco della città metropolitana, come sindaco della città di Napoli, che è interessato in maniera diretta con tre suoi grandi quartieri al fenomeno sismico, ma insomma ci sono anche i miei colleghi sindaci, noi tra noi ci siamo parlati, quindi insomma credo di interpretare anche un pensiero abbastanza comune. Allora, in primo luogo c'è un tema molto importante di valutazione, diciamo, continua della staticità degli edifici. Le indicazioni che ci vengono dall'esperienza tecnico-scientifica legata al bradisismo ci dicono, e questo ce lo sottolineano anche i tecnici, gli scienziati, anche la Commissione Grandi Rischi, che credo che si sia riunita proprio poche ore fa, ci dicono che noi non ci aspettiamo terremoti di grande intensità, le magnitudo che sono state misurate e registrate negli ultimi anni sono state tra 4, 4 e mezzo, diciamo, non sono mai arrivati a 5, quindi sono terremoti, diciamo, a bassa energia, che si sentono molto perché sono molto superficiali, ma che hanno anche un'attenuazione molto rapida, quindi si risentono in un'area molto ristretta. È opportuno, quello che noi stiamo facendo è di fare un controllo continuo degli edifici pubblici, quindi essenzialmente scuole, edifici istituzionali, strutture che sono destinate ai trasporti, ai servizi pubblici locali, per verificare che non ci siano condizioni, diciamo, di aggravamento delle parti strutturali, cosa abbastanza, diciamo, ovvia, ma soprattutto che non ci siano, qualcosa che invece è possibile, eventuali danni alle parti non strutturali, intonaci, cornicioni, ringhiere, parapetti, perché quelle potrebbero, diciamo, essere interessate da questi fenomeni di danneggiamento legati a questo sciame sismico. Ovviamente anche queste sono fonti di un potenziale pericolo che va giustamente sempre tenuto in considerazione. E questo noi lo stiamo facendo con delle squadre di tecnici comunali e delle nostre strutture che ovviamente diciamo, fanno fare visita alle strutture, fanno dei sopralluoghi alle strutture in maniera abbastanza frequente, cioè in relazione all'andamento della sismicità e alle chiamate che noi abbiamo. Fino adesso non abbiamo mai rilevato nelle strutture pubbliche danni che abbiano una loro significatività, piccole cavillature agli intonaci al momento. E ovviamente noi stiamo monitorando anche strutture di grandi dimensioni, lo Stadio San Paolo, ieri sera c'è stata la partita della Champions League, quindi prima è stato fatto un sopralluogo e stiamo tenendo sotto controllo quelle che è la situazione, insomma, degli edifici. Ovviamente noi ci stiamo avendo a insomma, stiamo ovviamente indirizzando sull'edilizia pubblica perché è quella di nostra competenza. C'è tutta un'edilizia privata che devo dire è molto migliore rispetto a quella degli anni Ottanta, perché nel frattempo sono stati fatti molti interventi di miglioramento sismico delle strutture, che chiaramente su cui noi interveniamo quando c'è una chiamata al nostro centro, ovviamente, di protezione civile, quindi quando vengono evidenziati già dei danni presenti. Le cose che abbiamo evidenziato nelle ultime due crisi, delle ultime due scosse più significative, è che ci sono stati piccoli crolli di parti non strutturali, essenzialmente in strutture che erano già strutture abbastanza precarie, fatiscenti, con già dei danni pregressi. Questo ci fa pensare che sia utile che ci sia un'operazione, diciamo, di valutazione della vulnerabilità, soprattutto per
e gli edifici privati, tenendo conto ovviamente della sismicità attesa, che non è quella di un terremoto, diciamo, tettonico, ma di un terremoto di tipo bradisismico, che vada a evidenziare se ci sono delle situazioni di potenziale criticità per tranquillizzare ovviamente gli abitanti, ma soprattutto anche per evitare che ci possano essere dei danni indotti che possono avere, diciamo, delle situazioni di pericolosità. È chiaro che non tutti i comuni hanno una struttura tecnica che abbia, diciamo, la numerosità per poter supportare tutto questo lavoro, come è necessario, dal mio punto di vista, che si trovino delle forme di supporto anche ai privati cittadini per fare in modo che queste attività di controllo, che possono essere eseguite su larga scala, come già avvenuto in altri casi, non diciamo con riferimento a situazioni sismiche, che però hanno caratteristiche un po' diverse, quindi vanno tarate opportunamente attraverso il Dipartimento della Protezione Civile e i centri di competenza, possano diciamo, avere questa attività di un po' di monitoraggio continuo, ma anche di controllo e di evidenziazione di qualche situazione particolare. Un ultimo punto che poi volevo invece sottolineare è la necessità di avere una comunicazione istituzionale corretta che fornisca ai cittadini tutte le informazioni, ma che lo faccia in maniera scientificamente controllata. Perché la cosa di che noi non ci possiamo permettere è che ci siano continue notizie, la maggior parte dei casi false, che determinano poi paura dalle persone, rendono difficili tutte le azioni di monitoraggio e di controllo delle strutture e alimentano poi anche delle credenze che sono molto, diciamo, molto diverse da quello che nella realtà deve avvenire. Fatto che la gente deve evacuare, deve fare, insomma, cose che poi creano danni alle famiglie, alle persone, ai cittadini, ma anche all'economia. Quindi io credo che il tema di una corretta attività di comunicazione e di informazione dei cittadini, gestito ovviamente dagli organi istituzionali e dai centri di competenza che a questo sono deputati e hanno esperienza, è estremamente significativa, importante e deve essere fatta in maniera centralizzata e scientificamente controllata, perché questo sicuramente dà sicurezza, aiuta a gestire una situazione che potrebbe durare mesi e che quindi questo chiaramente la lunghezza e la continuità di questi fenomeni potrebbero determinare stanchezza nella popolazione, senso di frustrazione, difficoltà, e questo lo sappiamo perché è già avvenuto in passato. Quindi noi dobbiamo essere vicini ai cittadini, informandoli in maniera corretta, sapendo che esiste un sistema di protezione civile e di istituzioni che opera in perfetta sintonia e sinergia, ovviamente mettendo in campo anche le possibilità di qualsiasi evento estremo, quindi valutando la necessità eventuale di un aggiornamento o di un maggior dettaglio dei piani di emergenza e dei piani di evacuazione, eventualmente facendo qualche esercitazione, spiegando ai bambini nelle scuole tutto quello che sta succedendo, quello che normalmente si deve fare. Sindaco, mi Però va scusi se fatto. la interrompo perché ho già una serie di interventi programmati e noi abbiamo quasi terminato il No, tempo. Se io ho può finito, terminare, volevo, grazie. sì, termino. Io volevo solo concludere in questa maniera che diciamo. Che invito ovviamente, so che ci sarà a breve una proposta anche dal punto di vista legislativo che verrà fatta dal Ministero, dal Ministro Musumeci, e quindi sarà all'attenzione del Parlamento. Quello a cui invito è che, diciamo, che in questa azione che viene portata avanti dal punto di vista legislativo e delle azioni ci sia un'opportuna parte di informazione, coinvolgimento, diciamo, educazione un po' della popolazione, perché è il modo migliore per poter gestire una crisi lunga con cui dovremmo convivere per un po' di tempo. Grazie. Grazie, Allora scusa se ho facciamo. preso troppo No, tempo. non si preoccupi, Sindaco, guardi, facciamo adesso un giro di interventi e poi dopo le lascio la parola per la replica. Chiedo ai colleghi, sono già tre gli interventi, diciamo, prenotati, di essere particolarmente, quattro, sono di essere particolarmente, diciamo, ecco, sul pezzo, stringenti e puntuali. Iniziamo subito dall'onorevole Caso, prego. Grazie Presidente, innanzitutto ovviamente di nuovo i miei ringraziamenti per aver colto la disponibilità a questa audizione, grazie al Sindaco Manfredi, a cui mi rivolgo sia in qualità di Sindaco della città di Napoli, perché sappiamo che in particolare le municipalità di Bagnoli e Agnano
fuorigrotta sono ampiamente coinvolte dal fenomeno del bradisismo, sia in qualità di sindaco di città metropolitana. Proverò a sintetizzare le mie domande anche perché alcune risposte sono già state date durante l'intervento del sindaco. Innanzitutto mi fa piacere che si inizi a centrare il problema sulla questione sismica. Al momento abbiamo che gli esperti escludono la possibilità del rischio vulcanico, quindi ci avvertono che l'attività sismica molto probabilmente aumenterà ed è bene concentrarsi su quello. E personalmente una cosa che da gennaio sto dicendo alla Protezione Civile Nazionale e ai vari incontri che ho avuto anche in seguito. Al sindaco chiedo innanzitutto, quindi ci conferma che si sta avendo un monitoraggio degli edifici pubblici più delicati, quale scuole, ospedali, proprio perché ovviamente le famiglie vogliono sapere i propri figli al sicuro, i propri cari al sicuro. In questo caso non solo come sindaco della città di Napoli, ma anche per città metropolitana, ovviamente per quello che riguarda l'edilizia scolastica di competenza, perché lo diceva stesso il sindaco, il professor Doglioni nella scorsa audizione ha parlato che, e come lo diceva anche ora il sindaco, possiamo immaginare delle scosse che possono arrivare massimo a un quinto grado di magnitudo, però comunque si tratta di scosse superficiali che possono avere effetti un po' più forti. Quindi lo Stato, vado veloce, le risorse, al momento i comuni, il comune di Napoli per quanto le riguarda, ma se ha cognizione poi lo chiederemo anche agli altri, il quadro, se si riesce con gli interventi che vengono richiesti in urgenza. Si parlava di cornicioni, di balconi, diciamo della parte più di facciata che comunque può creare danni alla cittadinanza, non tanto della questione strutturale. I comuni si hanno fondi e forza a sufficienza, quindi anche come personale per affrontare questa parte che è ad horas e immediata. Chiedo quanto è aggiornato il piano di evacuazione che riguarda poi la città di Napoli nelle municipalità soprattutto interessate, a quando è aggiornato e se insistono problemi sulle vie di fuga. Ritorno velocemente sulle scuole, Presidente, se c'è per le scuole che insistono nelle aree più sensibili, e ritorno per il Comune di Napoli, quindi l'area di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, esiste, si sta immaginando già un eventuale piano B qualora fosse necessario o si può star tranquilli anche nelle zone più delicate? Grazie. Collega Simiani, prego. Sì, grazie Presidente, ringrazio anch'io il Sindaco di Napoli per la sua, diciamo, il suo intervento. Io credo, proprio per fare veloce anche nell'ambito di questa audizione, mi sento di esprimere anche a nome del Partito Democratico, insomma, la vicinanza alla città e a tutto il comprensorio che riguarda, diciamo, questa situazione, insomma, di difficoltà oggettiva che ormai da diversi mesi si sta manifestando nell'area dei Campi Flegrei. Noi crediamo però, ecco, che oggi dobbiamo mettere in campo azioni concrete, e credo che il sindaco l'abbia già detto chiaramente, ma dobbiamo in questo caso essere anche d'aiuto. Credo che il governo oggi, e poi vedremo, capiremo anche da questo decreto che il ministro Musumeci sta preparando, dobbiamo mettere in campo azioni che possono essere d'aiuto a sostegno di un'area molto complicata, in parte complicata anche dal punto di vista di tutto il sistema infrastrutturale e anche abitativo che oggi insiste in quell'area, e proprio per questo servono tre azioni secondo noi molto importanti. La prima azione è quella di definire un piano di protezione civile nazionale di quell'area, non solo quello locale, perché si parla di 500.000 persone e oggi c'è bisogno da parte dello Stato, della protezione civile, la possibilità di poter creare un piano che possa essere nazionale e non solo locale o comprensoriale. L'altra questione è risorse per creare infrastrutture in cui ci siano vie di esodo conformi ad aiutare la popolazione nel momento in cui ci sia la possibilità. Io ho visitato quelle aree, so benissimo le difficoltà, ci sono imbuti, ci sono strettoie, e oggi invece c'è bisogno di dare risorse
proprio per poter migliorare le vie di fuga e le aree e le infrastrutture che insistono in quell'area. Terzo, la verifica degli immobili. La verifica degli immobili, come diceva anche il collega Caso, diventa fondamentale, partendo da quelli pubblici, ma anche da quelli privati. Noi dobbiamo anche capire, e in questo dobbiamo essere forti tutti, con decisione, di capire quali sono gli immobili che possono, che effettivamente sono realmente, hanno avuto autorizzazione per poter essere, diciamo, costruiti, e quelli che non sono stati costruiti o che non avevano autorizzazione a essere lì. Perché questo è un tema in cui noi cercheremo di, come dire, anche di migliorare e poter dare anche certezza, perché sappiamo benissimo che quei territori sono complicati, sono difficili anche da monitorare. Ecco perché serve un supporto forte da parte dello Stato, del governo, agli enti locali, e in questo ringrazio il sindaco per la sua relazione. Grazie collega Simiani, la parola al collega Borrelli che è collegato. Prego collega. Grazie Presidente, io intervengo collega Angelo Bonelli, che rappresentante in commissione, oggi si è fatto sostituire da me, che tra l'altro conosco molto bene il territorio, faccio parte. Io ho tre flash. Il primo, noi come Parlamento abbiamo già dato mandato al governo a fare un intervento straordinario mesi fa, votando un ordine del giorno per un intervento straordinario sui comuni, in particolare della zona bradisismica, per metterli in sicurezza. Perché mentre i comuni, le province sono in grado comunque di verificare immediatamente le loro proprietà e i loro beni, è molto più complicato intervenire nel privato. E credo che su questo il ministro Musumeci, che pure più volte compulsato su questo aspetto, possa intervenire su questo. Due, mentre sappiamo come sono gemellate la città di Napoli e i comuni dei Campi Flegrei, oggettivamente la parte che riguarda le vie di fuga è in parte inattuabile, perché solo sulla carta, ma se poi la andiamo a vedere purtroppo in parte è inattuabile. Seconda cosa, ovviamente ha bisogno di un aggiornamento, che può essere anche quello di utilizzare il mare, cosa che non viene spesso presa in considerazione per paura dei cosiddetti maremoti, ma non è detto che un terremoto debba coincidere per forza con un maremoto. Voglio ricordare che la documentazione del famosa eruzione del 79 fu documentata via mare da Plinio il Vecchio. Quindi da questo punto di vista io invito sulla questione dei piani di emergenza. Terza cosa, serve una task force nazionale. Io ho fatto l'assessore alla provincia tanti anni fa, alla protezione civile, già allora invocavo che la protezione civile prendesse in mano, perché per alcuni sindaci è impossibile gestire delle situazioni incancrenite da decenni di palazzi, cause contro cause, vincoli contro vincoli e così via. Quindi serve un intervento forte da parte, in modo unitario, da parte dello Stato centrale, per coordinare e per dare le notizie. E su questo io invito il sindaco di Napoli e tutti i sindaci dell'area Flegrea a denunciare in modo netto e chiaro tutti questi soggetti improvvisati, che non fanno parte del dibattito scientifico, ma TikToker o altre cose, che creano una paura e tra l'altro vanno in zone vietate. Serve anche da questo punto di vista mettere un freno a chi dà informazioni assurde alla popolazione, creando il panico. Ringrazio il sindaco di Napoli e gli altri sindaci presenti, perché stanno dando il massimo, visto pure l'assessore Cosenza, e noi supporteremo qualsiasi linea che permette di creare una tranquillità anche dal punto di vista psicologico da parte della popolazione che insiste su quei territori. Grazie, allora grazie al collega Borrelli. L'ultimo intervento invece dell'onorevole Santillo, prego. Grazie Presidente, i miei saluti al Sindaco e Presidente della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, all'assessore Edoardo Cosenza, due luminari della tecnica delle costruzioni, quindi sono sicuro che dal punto di vista delle strutture
non ci saranno problemi nell'area. Io mi voglio focalizzare sul piano di evacuazione e fare tre semplici considerazioni. La prima, se è stato mai collaudato come piano, quindi tenendo presente anche le interazioni tra i vari comuni. La seconda, se è noto che sia stato mai simulato e quindi aumentare anche la consapevolezza nei residenti di questo, dell'esistenza di questo piano, che cosa occorre fare, quando e se ci sarà un'emergenza. La terza, se ci sono particolari infrastrutture ritenute prioritarie da realizzare affinché il piano di evacuazione possa essere efficace. Grazie. Perfetto, perfetto collega Santillo. Sindaco, ci dà 5 minuti di risposta, che dopo abbiamo altri 5 suoi colleghi dell'area. Prego. Sarò velocissimo e ringrazio anche i parlamentari per gli interventi che sono molto centrati e anche molto competenti. Metto un po' insieme le risposte così posso rispondere in 5 minuti. E noi, per quanto riguarda gli edifici pubblici, stiamo facendo un lavoro di monitoraggio attento che ovviamente può ancora essere migliorato, insieme anche perché la nostra idea è anche di fare di strumentare alcuni edifici in maniera tale che ci possono essere anche delle misure accelerometriche sugli edifici. Lo stiamo facendo sulle scuole sia della città metropolitana che della città di Napoli. Gli ospedali sono di competenza regionale, però mi risulta che anche sugli ospedali, perché noi abbiamo l'ospedale San Paolo proprio in quella zona, ci sia un'iniziativa da parte della Napoli 1, perché ho parlato con il direttore generale. Poi ci sono due temi che sono molto... Allora, il piano di emergenza è un piano nazionale, perché è un piano gestito dalla Protezione Civile Nazionale, quindi è già così. È chiaro che noi oggi abbiamo due tipi di problemi. Da un lato un problema del personale e delle risorse, quindi i comuni per poter fare questo lavoro hanno bisogno di più personale e anche di risorse economiche, perché è chiaro che c'è un impegno 24 ore su 24 che col personale tecnico, perché qua parliamo di personale tecnico, a disposizione. Noi comuni di Napoli siamo un po' messi un poco meglio perché abbiamo fatto recentemente dei concorsi, però la situazione sia nostra che dei comuni dell'area vesuviana richiedono la necessità di più personale tecnico e anche di risorse. C'è anche un tema di poteri, nel senso che spesso è molto difficile far intervenire i privati laddove per esempio ci siano un possibile rischio su strade, quindi vanno utilizzati poteri sostitutivi per fare in modo che si possa intervenire a volte su edifici abbandonati, molto frazionati, dove i proprietari non sono facilmente reperibili. Quindi si vogliono anche degli strumenti, sia risorse finanziarie, che strumenti, diciamo, per poter fare degli interventi rapidi sostitutivi, in maniera tale che laddove il privato non intervenga può intervenire il pubblico, poi rivalendosi eventualmente sul privato. Però questo è molto importante per garantire una sicurezza collettiva, perché non è solo il problema dell'edificio, anche l'edificio che incombe sulla strada, che sta vicino alla scuola. Quindi anche questi strumenti, se vengono dati, sono estremamente importanti. Per quello che riguarda, e poi su questo io sono d'accordo, ci vuole attenzione soprattutto sugli edifici abusivi, perché sono quelli che probabilmente sono stati costruiti senza norme sismiche e che quindi richiedono una maggiore attenzione, perché sono potenzialmente più pericolosi. Quindi su questo chiaramente un monitoraggio più attento va fatto e va verificato. Per quanto riguarda la situazione vie di fuga, esiste un piano di evacuazione del 2017 che è fatto in maniera abbastanza dettagliata. Questo piano richiede un adeguamento dal punto di vista di una valutazione dell'interazione e noi lo stiamo facendo come Comune di Napoli, delle eventuali condizioni di intasamento delle strade, traffico, cioè quindi un intervento di micro mobilità, che lo rende ancora più affidabile rispetto al modello generale che è stato messo in campo e che già esiste, che prevede le strade dove la gente se ne deve andare, dove si deve accumulare. Però poi c'è una valutazione più di dettaglio che è opportuno fare e che credo che vada fatta in tempi estremamente rapidi. C'è un tema che sulle vie di fuga, alcune delle vie di fuga che erano state previste durante il piano, non tutte oggi sono efficaci, cioè non tutte funzionano, perché ci sono dei lavori che in alcuni casi, per esempio c'è un caso a Pozzuoli che è stato sbloccato recentemente, che penso ne parlerà il sindaco di Pozzuoli. Quindi fare un monitoraggio di quali siano le vie di fuga eventualmente non ancora disponibili e operare in maniera molto rapida per fare in modo che questi lavori si concludano anche con poteri straordinari, contenziosi, ditte, cosa vale, si possono concludere per garantire sicurezza, è molto importante. Poi ci vuole un grande lavoro
definisco di informazione dei cittadini. Cioè, per fortuna in questi anni il bradisismo non c'è stato, questo ha determinato, come avviene in qualsiasi tema, qualsiasi problema di emergenza, la cancellazione del problema, e quindi anche tutti hanno dimenticato un po' quello che si deve fare. Io credo che riprendere un'attività di informazione dei cittadini, di educazione, di spiegargli quello che debbono fare, di andare nelle scuole, è estremamente importante, perché dà sicurezza e dà anche più consapevolezza. Grazie a tutti. Ringraziamo il sindaco Gaetano Manfredi della città di Napoli e della città metropolitana, Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, per il contributo reso ai nostri lavori, e dichiariamo conclusa l'audizione. Sindaco, grazie. Grazie a lei, grazie, e al suo assessore. Buona grazie. Giornata, buon lavoro. Grazie. Grazie. L'ordine del giorno lega l'audizione del sindaco di Pozzuoli.
Quarto, Bacoli, Monti di Procida, Giuliano e Marano, delle questioni riguardanti il fenomeno del bradisismo e del rischio sismico dei Campi Flegrei. Ricordo ai nostri ospiti che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati, ove non vi siano obiezioni da parte loro. Ringrazio Giacomo Bandiera, che è qui in presenza, l'assessore al governo del territorio, alla pianificazione e alla riqualificazione urbana della mobilità del Comune di Pozzuoli. Abbiamo 5 minuti. Allora, perfetto. Prego. Innanzitutto, naturalmente, un ringraziamento a tutti voi per l'attenzione che ci mostrate in questo momento difficile. Un saluto, naturalmente, mi sentite? Un saluto, naturalmente, dalla città, dalla mia comunità, dal sindaco Luigi Manzoni, che in questo momento, naturalmente, è a Pozzuoli, vicino alla nostra città. Non a caso, non più tardi di 20 minuti fa, c'è stata un'altra scossa sismica magnitudo 2,6, quindi pienamente percepita dalla popolazione, con gli effetti che naturalmente potete considerare e potete analizzare. Ed allora, siamo in presenza di un'ulteriore crisi territoriale del nostro territorio legata al fenomeno bradisismo. Fenomeno bradisismo che, così come ci attestano le autorità scientifiche che lavorano all'analisi, al monitoraggio e alla comunicazione dei dati, e qui ringraziamo l'INGV, l'Istituto Nazionale Geologia e Vulcanologia, ringraziamo l'Osservatorio Vesuviano, e così come ci attestano gli scienziati, è un fenomeno geologico che non comporterà crisi eruttive, prevedibilmente in ordine a cadenze temporali brevi o medie, non dovrebbe comportare crisi sismiche di entità distruttive, questo ci hanno spiegato per la natura stessa del fenomeno bradisismo, ma comporta una grandissima frequenza di sciami sismici che conducono anche a scosse singole di entità, siamo giunti al 4,2, dovremo essere sempre, per quello che ci dicono gli scienziati e gli enti che sono istituzionalmente proposti, dovremo essere giunti quasi alla soglia massima delle scosse. Però, se noi contemperiamo questa lunghissima frequenza di sciami sismici che si abbattono su Pozzuoli, sui Campi Flegrei naturalmente, parlo per primo perché Pozzuoli è la zona epicentrale dei fenomeni, e quindi da questo punto di vista, per esempio, anche scosse inferiori al 2.0 vengono pienamente percepite dalla popolazione. Ma a questo va unito anche un altro fenomeno che definiamo, con l'ausilio degli scienziati sempre, un fenomeno deformativo del nostro suolo. Un fenomeno, cioè, che comporta il sollevamento del nostro suolo. Ora, se voi mettete assieme questi due fenomeni che interessano il nostro territorio, comprenderete le ansie, i timori, le paure che stanno ingenerando nella nostra comunità. Ansie, timori e paure che vengono abbastanza digerite dai nostri concittadini in virtù della lunga pregressa esperienza delle crisi passate, in virtù della fiducia che tutti noi riponiamo nell'attività di analisi e monitoraggio che gli enti INGV, Osservatorio Vesuviano, ma anche il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e Regionale, che ci sono vicini, e come città, come comunità, noi abbiamo piena fiducia nel loro operato. E però, fenomeno deformativo, sciami sismici, e questo è il timore, questa è la domanda che percorre la nostra città: fino a quanto possono essere assorbiti dalle strutture, dall'edificato, dal patrimonio edilizio architettonico della nostra città? Fino a quanto tutto questo non provoca uno stress da fatica per le nostre strutture fondanti e quindi potrebbe dare luogo poi a fenomeni del tutto diversi rispetto a quelli di cui stiamo ragionando adesso? Questa è la domanda che ci si pone, questa è la domanda che agita la nostra comunità, questa è la domanda che mina la serenità, la tranquillità
lo svolgimento della vita quotidiana della nostra comunità. Perché se riusciamo ad assorbire l'immanenza del fenomeno, perché siamo flegrei e sappiamo che così è stato, così è e così sarà, naturalmente il timore ingenerato dalla possibilità di vivere in edifici che di fronte a stress continui generati da deformazione del suolo, stiamo parlando di più di un metro negli ultimi anni, stiamo parlando di svariati metri negli ultimi decenni, o frequenti sciami sismici, stiamo parlando di migliaia di scosse, e tutto questo che cosa può ingenerare nelle nostre strutture abitative? Quali sono i timori sul serio che dobbiamo temere? Atteso che, fidandoci delle considerazioni di carattere scientifico, non ci attendiamo nessuna eruzione, non ci attendiamo nessuna scossa di tipo distruttivo. Ora, a tutto questo come rispondiamo? Noi, governo della città, ma, e siamo qui per questo, come possiamo chiedere aiuto alle istituzioni sovraordinate, a voi in primis, ma, e di questo naturalmente siamo grati, al ministro Musumeci, con cui abbiamo avuto incontro non più tardi di qualche settimana fa, e a cui riconosciamo una prontissima disponibilità, è notizia che ci è stata comunicata, il ministro sta preparando un decreto legge che dedicato proprio alla zona Campi Flegrei, che quindi prevedibilmente risponderà alle attese delle nostre comunità. Ma quali sono queste attese? Per entrare nel concreto, che cosa ci attendiamo noi che si faccia? Perché Sì, per capitolazione. Un processo di analisi di microzonazione di terzo livello che sta già partendo. Abbiamo avuto una interlocuzione con la Regione Campania, che lo finanzierà, quindi un'analisi del suolo, del sottosuolo e la sua risposta ai fenomeni sismici, ma è soprattutto un'analisi di vulnerabilità dello stato dell'arte degli edifici. Noi procediamo già a questo tipo di lavoro come ente, lo facciamo per i nostri edifici pubblici, per le scuole lo facciamo ogni volta che c'è una scossa di una certa entità. Abbiamo messo in programma e in calendario di farlo anche per altri edifici di carattere strategico, stazioni, ospedali, anche se non di nostra pertinenza. E però tutto questo naturalmente ha bisogno di un ingente di risorse di carattere finanziario, ma, e qui probabilmente se il capitolo ancora più spinoso, il patrimonio di proprietà privata, abitativo di proprietà privata. Lì naturalmente si riverbera una questione che è di carattere quantitativo, stiamo parlando di diverse migliaia di edifici che insistono sul nostro territorio, è una questione di carattere qualitativo, cioè anche i nostri cittadini vogliono sapere se la loro vita all'interno condotta quotidianamente all'interno delle loro abitazioni è sicura, se, oltre che se i loro figli all'interno delle scuole possono essere sicure. Questo è l'appello, il messaggio che il sindaco e che la città consegna a voi parlamentari. Noi putoliani vogliamo continuare a restare a Pozzuoli. Questo è poco ma sicuro. Assessore, grazie. Andiamo adesso in facciamo fare l'intervento in videoconferenza al sindaco di Quarto, che è in collegamento, che è Antonio Sabino. Prego, sindaco. Sì. Allora, prima di tutto buongiorno e soprattutto grazie per averci dato un'ulteriore opportunità anche per rappresentare la criticità che stanno vivendo i nostri territori. Ringrazio in particolar modo anche gli onorevoli che oggi sono presenti lì e i colleghi sindaci Giosi della Ragione, l'assessore Bandiera e saluto anche soprattutto il sindaco Manzoni, che oggettivamente sta vivendo insieme a noi una situazione particolarmente complessa. Saluto anche il collega Morra. Io penso che quanto abbia detto l'assessore Bandiera sia abbastanza esaustivo. Rappresento ad esempio una criticità che ormai già si è verificata anche stamattina, dove abbiamo evidenziato una evacuazione da parte di tutti gli studenti presenti all'interno degli edifici scolastici a titolo di natura precauzionale. Adesso stanno per rientrare all'interno delle scuole, ma è chiaro che è una situazione che da parte di ordine pubblico, da parte soprattutto della gestione, non è facile.
ed occorre chiaramente che ci sia una unità di intenti, soprattutto da parte di tutti gli organi sovracomunali, in particolar modo dal governo, dalla regione Campania, e che collaborino insieme a noi e prendano, diciamo, soprattutto come riferimento le nostre istanze, le nostre richieste. Procedere in una direzione che non sia condivisa chiaramente non agevolerà anche il percorso che noi dobbiamo rappresentare alla nostra popolazione. Per cui all'interno, diciamo, di questa audizione a me mi preme sottolineare che è necessario che ci sia una grande ed ampia condivisione su quali saranno i provvedimenti che metterà in campo il governo e soprattutto i provvedimenti che a caduta andranno ad interessare la Regione Campania e noi comuni. Noi comuni che io parlo per il mio, che è un comune attualmente in dissesto, chiaramente ha bisogno di risorse, se vogliamo aumentare i controlli per quanto riguarda soprattutto il rischio di vulnerabilità sismica di tutti gli edifici pubblici, è necessario che il giorno dopo, qualora gli esiti dovessero essere negativi, vengano stanziate le risorse, in particolar modo per quanto riguarda le scuole. Noi le scuole adesso sono già è iniziato da pochissimo l'anno scolastico, quindi immaginare che all'esito di una di un esito negativo della vulnerabilità sismica di un edificio scolastico dovesse risultare negativo, occorre che ci siano le risorse immediatamente per poter provvedere all'adeguamento. Altrimenti ci troveremo platee scolastiche intere senza classi e quindi sarebbe ancora un ulteriore danno per la popolazione e per i nostri cittadini. Occorre fare presto e io credo che la presenza di tante istituzioni oggi dimostra che c'è un'attenzione molto alta e io credo che il tempo è ormai è tiranno perché le attività sismiche ormai sono quasi costanti e noi dobbiamo gestire una situazione di ordine pubblico che è abbastanza incandescente e quindi chiediamo al governo e a tutti gli attori che sono protagonisti in questa vicenda di apportare le dovute istanze e soprattutto tenere conto delle istanze dei singoli comuni, perché poi alla fine siamo noi il front office e qualunque tipo di provvedimento deve essere raccontato, oltre ad essere raccontato dal governo e dalla regione, dovrà essere raccontato soprattutto dagli amministratori locali. Se gli amministratori locali non sono messi nella condizione di poter rappresentare tutte le istanze che volta per volta vengono rivolte dai nostri cittadini, chiaramente diventa difficile gestire un ordine pubblico di questa portata. Stiamo parlando di una popolazione che per tutta l'area dei Campi Flegrei, compresa quella di Napoli, si aggira sui circa 200.000 abitanti, quindi non è facile gestire. Quindi occorre veramente una grande collaborazione e soprattutto una grande sinergia da tutti gli enti sovracomunali. Grazie. Grazie Sindaco anche per rispetto dei tempi. Ora abbiamo qui in presenza il sindaco di Bacoli, che è José Girardo della Regione, che è accompagnato anche dall'assessore Ambrosino. Sindaco, a lei la parola, prego. Buongiorno a tutti, grazie a lei Presidente per l'invito e grazie a tutti i commissari e gli onorevoli che sono qui presenti. Sarò molto breve, innanzitutto condivido le istanze già portate avanti dall'assessore del Comune di Pozzuoli e dal sindaco del Comune di Quarto, sono qui con l'assessore alla protezione civile Ambrosino. Io voglio essere sintetico e molto chiaro, siamo venuti qui con uno stesso pacchetto di idee, di ragionamenti, perché veramente la situazione è molto più critica di quella che si possa immaginare. Il tema, secondo me, al momento non è rappresentato solo dalle scosse di bradisismo che stiamo vivendo, di 2.4, di 3.2 o di 4.2. Questo è un problema che esiste, ma che non possiamo analizzare noi perché non siamo vulcanologi, ci sono gli istituti istituzionali, tra cui l'Osservatorio Vesuviano, l'INGV, che ci danno risposte e ci rassicurano che non è imminente una eruzione e quindi non è imminente un'evacuazione. Parliamo di tempi geologici che non sono i nostri tempi. Scartata quindi questa analisi che non dobbiamo fare, almeno noi sindaci, siamo anche massima autorità locale di protezione civile, ma non abbiamo competenze in materia se non il sindaco Manfredi. Anzi, su questo aspetto è sicuramente una fortuna che Napoli, la città metropolitana, abbia una persona così competente in materia su questo argomento. Noi dobbiamo analizzare un altro fenomeno,
che quello della crisi sociale ed economica che questo fenomeno, che si produrrà e protrarrà per i prossimi mesi, se non per i prossimi anni, produrrà e sta già producendo sul nostro territorio. Esempi lampanti. Prima di venire qui sono stato contattato da un'agenzia di stampa finlandese, la quale mi chiedeva se stavamo evacuando i campi flegrei perché i cittadini della Finlandia si interrogano se venire o meno a visitare i campi flegrei. Abbiamo agenzie immobiliari del nostro territorio che da diverse settimane stanno registrando una drastica richiesta in diminuzione di fitti e acquisti di case nel nostro territorio. Continuamente ci viene sollecitato la chiusura di scuole, che tra l'altro sono i luoghi più sicuri del nostro territorio, in quanto abbiamo fatto lavori antisismici e in quanto costantemente sono monitorate. Ma se noi nei campi flegrei cominciamo, cedendo alla paura, a chiudere costantemente le scuole, dovremo essere poi, come autorità locali e protezione civile, costretti a chiudere quasi tutto, perché poca roba è più sicura delle scuole sul nostro territorio. Allora non solo c'è il panico di cui parlava l'assessore Bandiera dei cittadini che vivono e che vogliono vivere nel territorio, altro step, altro incrocio, i flegrei devono restare nei campi flegrei o devono essere evacuati? Se la scienza ci conforta sul fatto che possono restare, devono restare nelle condizioni sociali e economiche tali da poter sopravvivere nel nostro territorio. Noi siamo un territorio a vocazione turistica, solo il comune di Bacoli, in 13 km quadrati, ha 20 siti archeologici. Conviviamo con il bradisismo da millenni. Abbiamo a Bacoli il parco archeologico sommerso, a Pozzuoli, più grande al mondo, la città sommersa di Baia. Alberto Angela la raccolta almeno due volte l'anno sul Re 1, che si trova sott'acqua proprio per fenomeni bradisismici non avvenuti nel corso di un'ora, ma accaduti nel corso di secoli, dal IV secolo d.C. Allora, su questo tema, che secondo me è il più importante, io vi dico innanzitutto noi cosa stiamo facendo, perché i comuni flegrei non sono uno di qui a chiedere soltanto, ma a dire noi già stiamo facendo qualcosa per quelle che sono le risorse comunali. Ma se riteniamo tutti che i comuni sono il primo presidio della Repubblica sui territori, allora abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, e vi ringrazio per questa convocazione, oltre devo dire davvero per l'impegno del ministro Musumeci su questo tema. Come comune di Bacoli, ma insieme anche ad altri comuni, abbiamo costituito una task force di tecnici per il controllo delle scuole e le continue richieste da parte dei privati che ci chiedono di andare nelle proprie abitazioni per verificare se dopo la scossa 2.4 che è avvenuta mezz'ora fa, quella crepa è stata creata o meno dalla scossa, dobbiamo andare lì. Ma io all'ufficio tecnico comunale ho quattro tecnici che devono seguirmi i lavori pubblici, l'edilizia privata normale, e devono seguire anche questo, quindi sono completamente, e concludo, completamente assorbiti. Noi siamo da settimane completamente assorbiti dal bradisismo, dobbiamo portare avanti i lavori pubblici per il PNRR, i lavori pubblici anche antisismici e i lavori pubblici ordinari, oltre che la gestione dell'edilizia quotidiana. Quindi abbiamo bisogno di tecnici sul nostro territorio, abbiamo bisogno della polizia municipale che ci permetta di fare almeno tre turni come Pozzuoli già fa, ma dobbiamo farli anche a Bacoli, dobbiamo farli a Quarto, dobbiamo permettere alla gente di vivere nei campi flegrei avendo fiducia nelle istituzioni, ma la fiducia nelle istituzioni la si ha se vedono risposte concrete per il territorio. Allora quello che vi chiedo, noi abbiamo fatto la task force, andiamo a controllare le scuole, come comune di Bacoli abbiamo finanziato una campagna di comunicazione su 3 anni per 100.000 euro con i fondi del 208 per riuscire a comunicare alla gente dove abita, perché noi siamo la caldera vulcanica più importante d'Europa, la seconda più importante al mondo, sotto il profilo vulcanologico siamo il più controllati al mondo, quindi si saprà quando accadrà e cosa dovremo fare. Quindi il tema esiste anche sul piano di evacuazione, che dico che come comuni è costantemente aggiornato, l'abbiamo provato nel 2019 e ben viene se lo riusciamo a riprovare nei prossimi mesi, però abbiamo bisogno del governo che ci dia supporto con assunzioni strutturali all'ufficio tecnico comunale e alla polizia municipale, almeno, perché non è un problema che durerà 2 giorni, ma durerà mesi e forse durerà anni. Abbiamo bisogno di questo supporto, altrimenti noi, la gente sul territorio, non riusciamo a tenere. Noi da soli non riusciamo ad assicurare. Grazie, che le istituzioni possano permettere ai flegrei di vivere nei campi flegrei. Se vogliamo raggiungere questo obiettivo, secondo me prioritario ora, prima ancora del piano di evacuazione, è il tema economico che può flagellare la nostra chiarissimo terra. Andiamo adesso invece a sentire non il sindaco del comune di Giuliano, ma l'assessore, che è Roberto Gerundo, che dovrebbe essere collegato. Assessore, se ci sente, a lei la parola per 5 minuti. Deve attivare l'audio, assessore. Sì, ecco, prego. Ecco, grazie, a 5 minuti, grazie. Prego, assessore. Sì, prego, anche più rapidamente. Noi siamo coinvolti marginalmente nel fenomeno
su 94 chilometri quadrati di territorio abbiamo circa 4 chilometri quadrati implicati, però insomma, c'è una quota di popolazione anche non irrilevanti, sui circa 125.000 abitanti di Giugliano di Campania, circa sotto i 7.000 sono coinvolti direttamente nella zona rossa. Ovviamente faccio proprie tutte le istanze, le valutazioni dei colleghi sindaci, assessori che sono intervenuti e naturalmente rappresento la disponibilità del Comune di Giugliano, atteso le grandi risorse di spazio presenti, a svolgere una funzione, qualora fosse necessario, ancillare di supporto agli altri comuni più direttamente interessati. Anche noi ovviamente abbiamo bisogno, sia pur per la parte che riguarda il territorio ricadente in zona rossa, di un, di un supporto relativamente a personale tecnico e personale di polizia municipale. E quindi ecco, mi associo in maniera forte e determinata alle istanze che sono state prodotte. Noi siamo collaborativi e quindi tutte le disponibilità di suolo, di risorse, di supporto che possiamo dare sono a disposizione della comunità flegrea di cui facciamo marginalmente parte. Ecco, questa era l'impostazione che abbiamo dato, l'ho già fatta presente nell'audizione di qualche tempo fa con il ministro Musumeci. Grazie. Grazie a lei anche per il rispetto dei tempi. Ci abbiamo l'ultimo intervento da parte, di Matteo Morra, che è il sindaco del comune di Marano. Sindaco, prego. Salve, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio per la convocazione e per l'attenzione che si sta avendo rispetto a questa questione, questo problema che abbiamo. Che abbiamo qui nella zona flegrea. Allora, il comune di Marano è in zona rossa soltanto per una parte del suo territorio. Ciononostante è evidente che noi ci troviamo come amministratori locali a dover far fronte a quelle che sono le preoccupazioni da parte dei cittadini. Anche perché poi le scosse appunto si sentono, si fanno sentire. E quindi per quanto i tecnici ci rassicurino rispetto al rischio di eventi gravi di carattere sismico, però in effetti ci troviamo a far fronte a quelle che sono le preoccupazioni, anche in considerazione spesso, a differenza di quello che avviene per esempio per il comune di Bacoli, noi invece abbiamo anche un patrimonio immobiliare scolastico piuttosto vetusto, quindi che dovremmo in effetti verificare e controllare. Parlo della parte di edilizia scolastica, perché è quella che desta le maggiori preoccupazioni, perché ovviamente un genitore vorrebbe avere la certezza che che suo figlio, il bambino, il ragazzo o la ragazza sia in buone mani nel momento in cui viene affidato all'istituzione scolastica. E questo vorremmo anche noi, quindi io credo che la prima esigenza sia quella di rassicurare la popolazione attraverso una verifica puntuale e sistematica del rischio connesso a ciascun edificio pubblico, con particolare attenzione agli edifici scolastici. Purtroppo io parlo per conto di un comune che come quello di Quarto è in dissesto e quindi povero di risorse finanziarie, ma povero anche di risorse organizzative, perché noi abbiamo anche un problema come comune di Marano, abbiamo un problema piuttosto grave anche di carenza di organico, abbiamo pochissimi tecnici, abbiamo 10 tecnici di cui
solo tre ingegneri, sette geometri. Insomma, abbiamo un contesto anche di, come dire, dal punto di vista del piano di protezione civile che stiamo rivedendo proprio per adeguarlo a questa realtà, diciamo, di personale ridotto. Cioè abbiamo un piano di emergenza che è tagliato per una quantità di personale che noi oggi in questo momento non abbiamo, quindi ci stiamo adeguando. Per cui dal mio punto di vista le questioni essenziali sono appunto una verifica sistematica della vulnerabilità degli edifici pubblici, con particolare riferimento alle scuole, che noi come comune non riusciamo ad assicurare con le nostre forze dal punto di vista finanziario e anche dal punto di vista tecnico. E una questione che riguarda proprio il personale tecnico connesso alle funzioni che riguardano la protezione civile e quindi gli eventuali piani, eventuale piano che dovesse, ove mai dovesse succedere, come dire, un evento peggiore, ci troviamo con una situazione abbastanza critica, ecco, è difficile da gestire con il personale che abbiamo a disposizione. Grazie a tutti. Sindaco, grazie a lei. Allora facciamo un giro da parte, insomma, dei colleghi che sono collegati e sono anche qui in presenza, poi dopo lascerei una replica magari a quelli che sono in presenza qua, insomma, anche se gli altri sindaci che sono collegati, se vogliono intervenire, sindaci e assessori, lo facciano, diciamo, senza problemi. Onorevole Caso, iniziamo da lei. Grazie Presidente. Innanzitutto sono felice di vedere oggi qui i sindaci dell'area Flegrea, la mia area, che abbiamo fortemente chiesto qui in audizione. Grazie Presidente per aver accolto la richiesta, dopo che comunque abbiamo raccolto le preoccupazioni e le abbiamo portate alla Camera dei Deputati, che sono felice anche di questo, in larga maggioranza ha votato per un aiuto ai Campi Flegrei. Per un aiuto ultimamente proprio anche sul tema del personale. Quindi voglio sottolineare un attimo alcune cose che sono state sollevate un poco da tutti, proprio per avere conferma di questo. Nella situazione attuale viene chiesto uno sforzo immane all'attività delle amministrazioni locali, non solo sul campo, sul lato economico, ma sulla necessità di personale specializzato e non, penso a partire dalla Polizia Municipale fino ad arrivare ai tecnici a protezione civile. So che ai comuni arrivano richieste 24 ore su 24, quindi la mia domanda è quanto si riesce a star dietro a questa cosa e quanto sarebbe necessario quindi l'intervento da parte dello Stato centrale anche nel rafforzare l'organico. Ci è stato raccontato, ci è stato detto e comunque, ove possibile, delle verifiche le si stanno facendo. Sentivo dal Comune di Pozzuoli che, per esempio, dopo le scosse più grandi c'è la chiusura delle scuole e ci sono delle verifiche. Quanto si sta riuscendo a stare dietro a questo? Perché mi sembra che poi in altri comuni non si ci riesce. E da queste verifiche, quindi, se già si inizia a avere la percezione dello stato di salute delle scuole, perché lo si diceva, la prima domanda che ci viene fatta è: i ragazzi sono al sicuro all'interno della scuola? Perché lo diceva bene il sindaco del comune di Bacoli, iniziare a chiudere sistematicamente le scuole può portare comunque ad altro, un altro genere di problema, l'abbiamo visto anche nella pandemia. La cosa migliore sarebbe sapere che le scuole sono sicure. Quindi già da queste prime verifiche cosa si sta capendo? Le difficoltà ci sono ovviamente anche sull'edilizia privata e lo si è capito. Mi sembra di capire, diciamo, sappiamo che in alcuni casi si riesce a intervenire su chiamata, ci sono segnalazioni dei cittadini, ma immagino che se si teme, così come ci dicono gli esperti, un aumento dell'attività sismica, anche questa incombenza possa diventare sempre più onerosa a livello di personale, ribadisco, e a livello economico per i comuni. Da queste prime verifiche che si stanno facendo sugli edifici a chiamata, si ha un po' il quadro della situazione di come possa essere quindi la situazione strutturale degli edifici, o possiamo sentirci abbastanza al sicuro sul fatto che i problemi principali riguardano
lasciatemi passare il termine, quelle di facciata, balconi, cornicioni, e quindi questo rischio qui che sarebbe molto meno grave di uno strutturale. E anche su questo quanto si riesce a star dietro alle segnalazioni. Se si sta immaginando già di avere un quadro di situazioni critiche, mi vengono in mente se c'è un dialogo con l'ASL per le persone allettate, come una situazione più delicata in determinate situazioni, perché al di là di un'eventuale evacuazione o meno, abbiamo capito il rischio vulcanico, fortunatamente è quello meno probabile, ci potrebbe essere l'aumento di quello sismico, però lo sappiamo, vivo anche a Pozzuoli, che lo stato di preoccupazione porta le persone ad allontanarsi dalle case, e quindi sapere anche una situazione di allettati o persone in difficoltà sarebbe utile. Vado a conclusione. A che livello sono le preoccupazioni sulle eventuali vie di fuga? Perché è stato sollevato più volte, a differenza, cioè con relative differenze da comune a comune. A tal proposito, una domanda specifica per il comune di Pozzuoli: a che punto più o meno sono i lavori che già esistevano, erano previsti dalla legge speciale 887 dell'84, che in parte riguardava anche questo, a che livello si è in questo caso qui? E chiudo. Personalmente, come alcuni amici dei comuni sanno, è da gennaio che sto spingendo affinché il fulcro di tutto, l'attenzione principale, sia legata al rischio soprattutto sismico. L'ho fatto con la Protezione Civile Nazionale, con il professor Doglioni, ma anche confrontandomi con le amministrazioni locali. Quindi, fortunatamente, anche il ministro Musumeci, ora nelle affermazioni stampa proprio legate alla legge delega, cioè alla legge, al decreto che sta preparando, ha annunciato che si vuole concentrare sulla questione di rischio sismico. Su questo, sui comuni, si sta immaginando già l'individuazione di alcune aree più a rischio, anche quando in quelle aree insistono le scuole. Per capirci, quando parliamo del piano legato alla vulnerabilità e al rischio vulcanico, parliamo di un'area enorme. Quando parliamo degli effetti del bradisismo e l'attività sismica che ne consegue, fortunatamente si parla di un'area più ristretta e con danni non dello stesso livello, ma che comunque possono essere presenti, perché, come faceva presente prima l'assessore, non sono solo le scosse più grandi che arrivano in un determinato momento, ma le sollecitazioni costanti. Ovviamente questo riguarda aree specifiche. Già si Collega. sta immaginando un lavoro di questo tipo? Grazie ancora. Mi scusi collega, allora queste domande che le ha fatto abbastanza numerose, possiamo girarle a chi degli amministratori che sono qui presenti? All'assessore di Pozzuoli? Facciamo tutto il giro però prima, assessore, se le segnate. Okay. Benissimo, però per capire pure come andiamo di replica, insomma. Il collega Mattia, prego. Sì, grazie Presidente. Più che una domanda, sì, poi alla fine una domanda c'è. Però volevo anche portare, al di là di tutto, la mia personale solidarietà, ma del partito di Fratelli d'Italia, che io rappresento qui in qualità di capogruppo, perché mediaticamente tutti in Italia stiamo vivendo questo problema. Devo dire che tutte le sere ci poniamo di fronte a una situazione complessa e assolutamente capibile. Certo che io, che ho vissuto il terremoto di Amatrice in prima persona, capisco anche quelle che sono le difficoltà di vivere su determinati territori. La considerazione che voglio fare a voi sindaci e tramite voi a tutti i cittadini della zona Flegrea, che noi qui vogliamo veramente venire incontro alle vostre esigenze e metteremo a punto il nostro lavoro. Oggi sono venuto apposta per ascoltare attentamente quelle che sono le vostre richieste, e credo che già possiamo dire con tranquillità che il ministro
mettendosi al lavoro e predisponendo già un decreto ad hoc che arriverà qui per la discussione anche in commissione, già vi posso dire che lavoreremo nel modo più veloce possibile per venire incontro a queste esigenze, cercando sinergie comuni con l'intera commissione, perché ritengo che su questi aspetti si debba trovare un'unità di intenti e non stare a guardare altre problematiche. Ritengo che due aspetti sono importanti. Preso atto, perché abbiamo ascoltato anche noi nei giorni passati le istituzioni tecnico-scientifiche che hanno detto ciò che oggi voi avete ribadito come amministratori, preso atto che a loro dire non dovrebbero venire fuori, come dire, situazioni eclatanti, esplosive dal punto di vista del movimento sismico, dobbiamo però assolutamente intervenire. Sono convinto di quello che ha detto l'assessore sindaci su due aspetti: sull'analisi statica di tutti gli immobili, perché i cittadini non possono poter vivere tranquilli se non hanno questa, scusate il gioco di parole, di tranquillità, e anche probabilmente il rafforzamento del personale. La domanda che faccio: avete seriamente, però, perché a volte si danno i numeri così, stimato quello che potrebbe essere il costo di investimento per effettuare queste operazioni? Perché questo ci aiuterebbe anche a noi poi a definire un percorso economico finanziario che in un momento così particolare per la nostra nazione diventa sempre più complesso e più complicato. Comunque, ripeto, a disposizione sempre per svolgere velocemente il nostro lavoro. Grazie. Perché Mattia, possiamo considerare questa domanda verso il sindaco di Bacoli, si fa poi dopo portavoce da parte per quanto riguarda gli altri? Va benissimo. Perché ce l'abbiamo qui in presenza. Chiedo anche agli altri due interventi, Simiani e Borrelli, se fanno anche loro così, diciamo, di individuare anche qual è la persona a cui chiediamo, insomma, l'intervento. Collega Simiani, prego. No, grazie Presidente, anch'io mi associo alla solidarietà e alla vicinanza a nome del Partito Democratico, io sono capogruppo, per insomma, le zone interessate da questi numerosi mini terremoti, comunque scosse, che oggi insistono nell'area dei Campi Flegrei. Noi abbiamo in queste adduzioni che ci sono state anche prima con il sindaco di Napoli, abbiamo capito, soprattutto dalle vostre parole, alcuni aspetti e alcune certezze. È certo che la prima certezza è che oggi serve nel tutto il sistema degli enti locali un aumento del numero del personale nell'ambito tecnico e nell'ambito anche dei controlli. Perché se vogliamo veramente attivare non solo il controllo da parte delle abitazioni pubbliche e soprattutto private, che sono quelle più complicate, su possibili abusi, su possibili diciamo gestioni, no, dal punto di vista urbanistico dell'area, cercando di capire anche quali sono le aree di intervento, avete bisogno di avere personale specializzato, e credo che questo sia uno dei punti che ci unisce tutti, perché lo diceva anche prima l'onorevole Mattia, ma credo che questo lo ha detto anche il sindaco di Napoli, che di fatto è anche il presidente della città metropolitana, che in questo caso rafforza ancora di più la posizione. Secondo punto, e questo credo che sia anche un'ulteriore certezza, cioè il fatto che al di là delle varie pianificazioni e piani di protezione civile, oggi va verificato se il piano di protezione civile nazionale è adeguato e coordinato, logicamente, diciamo allineato, perché coordinato ai piani di protezione civile che oggi i singoli comuni hanno, soprattutto quello della città metropolitana o della regione, perché questo diventa importante. Per la terza, e qui è la domanda che faccio, poi decidete voi, il sindaco di Bacoli, mi è piaciuto quando ha detto non possiamo vivere solo di paura, perché noi dobbiamo andare avanti, e a me questa determinazione mi è piaciuta, vi faccio complimenti proprio per la capacità di poter mettere, questo vale per tutti i sindaci e gli assessori che sono intervenuti, di dire sì, va bene,
mettiamoci a posto, diamoci dei tempi, delle misure e degli interventi, però poi la vita deve andare avanti e noi dobbiamo lavorare sì dal punto di vista culturale, informativo, dei controlli, ma dobbiamo andare avanti. La domanda è questa, l'allineamento dei piani e l'aggiornamento dei piani serve a questo. Oggi è giusto intervenire anche con risorse del governo, in questo caso dello Stato, per migliorare le vie di fuga nelle aree dei Campi Flegrei, perché questo è il punto, secondo me, di snodo, perché se questo serve, va bene, se non serve è una cosa che abbiamo già accantonato, ma questo è importante saperlo, soprattutto da voi, se oggi le infrastrutture che sono nelle aree sono adeguate o no per poter mobilitare 500.000 persone in un momento di difficoltà. Grazie. Grazie, collega Borrelli, prego. Sì, grazie Presidente, grazie ancora per aver realizzato questa audizione, grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Io credo che per onestà intellettuale dobbiamo ragionare con i colleghi della maggioranza e col Ministro sulle priorità, per un motivo molto semplice. È evidente che l'ideale sarebbe sistemare tutti gli edifici, liberare tutte le vie di fuga, aggiornare il piano di emergenza, dopodiché non penso che il governo, né questo né altri, sia chiaro, abbia un numero infinito di risorse da poter destinare a questa situazione. Se, come è stato detto dall'osservatorio Vesuviano, come sembrerebbe essere confermato dagli studiosi, la situazione è sentita in modo molto forte, perché le sentiamo tutti le scosse da tutto il territorio, non solo dei Campi Flegrei ma del napoletano, e sta creando dei problemi, in particolare ad oggi i problemi che sono sorti sono edifici privati dove sono caduti calcinacci o altre cose del genere, e in un solo edificio pubblico, almeno a quanto ha detto il presidente, il direttore del MAN, il Museo Nazionale di Napoli, da cui sarebbero caduti i calcinacci, a detta loro, a seguito del sciame sismico che ha investito anche la città di Napoli. Allora, i sindaci, io inviterei, so che oggi pomeriggio ci avete un incontro pure in prefettura col prefetto, inviterei, in un accordo con la commissione, ovviamente con lo staff del ministro, a capire a questo decreto su che numeri si muove. B, in base a questi numeri capire quali sono le priorità e eventualmente fare due o tre step. Io voglio premettere una cosa, nessun governo negli ultimi 40 anni di qualsiasi colore politico, lo dico da ex assessore alla protezione civile della provincia di Napoli, è riuscito a realizzare in modo sistematico il sistema di fuga sia dai Campi Flegrei sia dal Vesuvio. Quello di Ischia non è stato proprio affrontato, addirittura ci fu un'audizione in cui l'allora capo della protezione civile Bertolaso confuse il Monte Pomeo con un vulcano, quindi là Ischia, diciamo, è territorio a parte. Allora, rispetto a questo è la verifica della messa in sicurezza degli edifici privati, due, l'assunzione di altro personale. Non sarà possibile contemporaneamente realizzare, faccio un esempio, gli abbattimenti degli edifici o il completamento di tutte le strade che in questo momento dovrebbero portare, perché è una cifra immensa. E allora noi dobbiamo avere pure l'onestà intellettuale, lo dico in uno spirito assolutamente propositivo e strutturale che serve nell'interesse collettivo, sapere dai sindaci quali sono le priorità sulle quali eventualmente il ministro e l'attuale maggioranza, e mi auguro in perfetto accordo con la minoranza, possano arrivare a fare degli atti che immediatamente possano creare sicurezza e maggiore sensibilità, perché il monitoraggio c'è. Resta un ultimo elemento che io suggerisco, e lo suggerisco anche a livello mediatico, e concludo il mio intervento e lo pongo ai sindaci, il fatto della voce unica. Guardate, è impressionante vedere, non solo sui social ma anche in televisione, soggetti che non hanno nessun titolo, invitano gente, lo dico perché ho avuto esperienza personale, io sono un rappresentante del popolo e ho una competenza legata alla mia storia, io ho dovuto fare un dibattito con un imprenditore del nord che diceva che gli abitanti del territorio dei Campi Flegrei sono degli stupidi perché non sono già andati via e non hanno abbandonato, cioè senza nessuna cognizione. Cioè, buttandola sul razzismo, è evidente che noi abbiamo bisogno di uno speaker che sia
il capo della protezione civile nazionale, almeno per un certo periodo, lo dicevo pure prima, come l'abbiamo avuto per il Covid per un certo periodo, o il sindaco della città metropolitana, il sindaco del comune di Pozzuoli, che è il comune più colpito, insomma una figura che ogni giorno dia ai cittadini delle certezze. Poi possono contestarle, si può dire qualsiasi, però noi sappiamo tutti che abbiamo un punto di caduta. E ovviamente, e concludo veramente Presidente, l'intervento su le fake news, perché non possiamo più permettere a chiunque in nome della libertà di dire sciocchezze allucinanti e creare il panico alla popolazione. Grazie collega, c'è un po' lo spettro e l'indicazione di un commissario sui fregrei su questo intervento del collega Borrelli, no? Perché serve un'unica voce. Zinzi, prego. Grazie Presidente, proverò ad essere molto sintetico dati i tempi. Intanto ringrazio i sindaci per quello che stanno facendo, la Commissione Ambiente, lo ha detto già il Presidente, questa audizione molto importante lo dimostra, è accanto ai sindaci e al territorio, la Camera dei Deputati tutta, perché l'ordine del giorno del collega Caso lo abbiamo sottoscritto praticamente tutti noi colleghi campani, perché siamo consapevoli intanto dell'importanza di affrontare questa emergenza, ma soprattutto quanto sia importante farlo in tempo. Quindi io dico che tanto sul piano della comunicazione quanto su quello dell'operatività i sindaci faranno riferimento al prefetto, e io ritengo che quanto emergerà, anche per fare un po' di sintesi sulle loro richieste e le loro priorità, quanto emergerà dalla riunione in prefettura sarà per noi chiaramente l'indice da cui partire. Veniamo già dall'esperienza del decreto Ischia, che è stato comunque un decreto che ci ha visti tutti impegnati al massimo e che ha prodotto dei frutti al massimo delle nostre possibilità, perché anche in quel caso avveniva a legge di bilancio già approvata e quindi già chiusa, per cui io ritengo che il metodo da seguire per quello che ci riguarda possa essere quello, in uno schema di unità di grande responsabilità e di centralità delle amministrazioni e di conseguenza dei cittadini, per iniziare già da domani a fare un lavoro con l'impegno del governo che c'è stato, quindi accanto al ministro Musumeci, e se arriverà, come ha annunciato, un decreto ad hoc, saremo qui al lavoro per perfezionarlo e per migliorarlo. Grazie. Grazie collega Zinzi. Allora adesso siamo proprio nelle vostre mani, nel senso che alle 12.03, veramente a mezzogiorno, doveva iniziare un'altra audizione, siamo già alle 12.20. Non vorrei sforare le 12.30, ma abbiamo quattro interventi, i vostri due e gli altri che sono collegati. Io lascerei la parola all'assessore e diciamo regolatevi voi, veramente in un paio di minuti se possibile. Prego assessore. Io provo a rispondere veramente nella maniera più veloce e spero esaudiente possibile. Per capitolazione. Domanda sulle scuole. Le scuole del territorio comunale di Pozzuolo sono sicure. Noi le abbiamo verificate, le verifichiamo ogni volta che c'è una scossa di entità percepita dalla popolazione. Quindi allo Stato sono sicure, però è altrettanto sicuro che lo stillicidio di scosse provoca inevitabilmente un deterioramento di quelle strutture. Quindi su quello dobbiamo lavorare. L'edificato privato, idem, nel senso che noi procediamo a dei controlli su chiamata assieme ai vigili del fuoco, laddove si verificano dei parziali dissesti, muri di contenimento, qualche intonaco, qualche sottobalcone, e solo in quel caso possiamo intervenire. Però la questione vera, quella che secondo me, ed è stato qui richiamato, ci è stato chiesto, la questione che in primis va affrontata per Pozzuoli, immagino anche per i Campi Flegrei, è l'edificato privato. Cioè i nostri concittadini vogliono essere tranquilli, vogliono essere tranquillizzati nello svolgimento della loro quotidianità, nella ordinarietà. Possiamo stare tranquilli a casa nostra, oltre che i nostri figli nelle nostre scuole? Questa è sul serio la priorità delle priorità. Le vie di fuga. A Pozzuoli un lavoro particolare è stato fatto, con risorse ingenti, in seguito alla crisi bradisismica dell'83-84, però va implementato e oggi vanno chiusi, vanno portati a termine dei lavori. È stato citato non a caso il tunnel, noi lì stiamo operando assieme a Tangenziale e Autostrade per aprirlo, perché è un'opera ingente, con ingenti costi di manutenzione, il Comune non può
rispondere a quel tipo di gestione, stiamo operando assieme a Autostrade. E quel tunnel sarà di ausilio, di forte ausilio, in termini di vie di fuga e in termini di aggiornamento del piano di protezione civile, perché anche di questo parliamo. Quel piano di protezione civile va aggiornato continuamente. Le aree più a rischio? No, non stiamo provvedendo allo Stato all'identificazione delle aree più a rischio, ragioniamo ancora in termini di zona rossa e di tenimenti comunali. Però è altrettanto vero che non a caso ho citato il piano di microzonazione di terzo livello, quello ci darà la possibilità di comprendere di più e meglio determinate aree della nostra, del nostro territorio che da questo punto di vista soffrono, che sono in sofferenza, assieme a altri due indici naturalmente, e cioè la presenza antropica e altrettanto naturalmente gli epicentri delle scosse. Queste tre griglie paradigmatiche sovrapposte ci daranno la possibilità probabilmente di comprendere quali aree del nostro territorio tutto sono da questo punto di vista sottoposti a stress, a sforzi maggiori, hanno problematiche maggiori, però questo verrà un momento dopo sicuramente. Il dibattito scientifico e la comunicazione, è vero, è un problema, noi su questo registriamo un problema, nel momento in cui noi ci facciamo così come deve essere, eco e risonanza delle comunicazioni che ci arrivano dagli enti che sono istituzionalmente preposti e però poi registriamo un dibattito scientifico che ha una ragion d'essere in presenza di un dibattito scientifico all'interno appunto del mondo scientifico, ma che diviene poi tutt'altro nel momento in cui viene comunicato attraverso i mass media o quello in genera naturalmente nelle nostre comunità dubbi, perplessità, paure, perché la diversità di quanto viene comunicato non favorisce noi nel governo di tutta la situazione e non favorisce lo stato d'animo dei nostri concittadini. Su questo noi abbiamo chiamato a maggiore responsabilità gli scienziati che operano, abbiamo chiamato, ma già lo fanno, a dir la verità, gli enti che lavorano su questo, Istituto Osservatorio Vesuviano e INGV. Le risorse, sì, ci occorrono le risorse, perché se vogliamo rispondere sul serio alle esigenze che ci sono poste dal fenomeno dobbiamo avere tecnici, dobbiamo avere risorse strumentali, perché dobbiamo stare in strada tra i nostri concittadini quando c'è la crisi, perché dobbiamo rispondere all'analisi dei fabbricati quando c'è la crisi e quante più ne riceviamo tanto più sarà alta la nostra possibilità di rispondere a queste esigenze. Una quantificazione difficile, noi abbiamo provato come ente comune, so che anche Bacoli sta iniziando a lavorare su questo. Abbiamo per esempio già quantificato nell'ordine di almeno un paio di decine di tecnici, ingegneri, architetti da inserire all'interno del nostro ufficio di protezione civile, che è già un buon ufficio di protezione civile, ma perché no mezzi, cioè auto, assessore, jeep. Si sta prendendo tutto il tempo lei anche dei suoi colleghi. L'ultima non cosa. Non possiamo fare così. È vero, il decreto è il punto di caduta della discussione di stasera, perché quel decreto legge qualificherà le azioni e quantificherà le risorse e lì naturalmente si riverbererà tutto il nostro ragionamento di oggi. Andiamo subito con la parola al sindaco di Bacoli. Prego, sì, sindaco della Regione. Sarò velocissimo. Innanzitutto il tema delle vie di fuga. Noi se vogliamo essere credibili dobbiamo avere un piano di evacuazione che sia effettivamente realizzabile. Nel 2019 abbiamo provato a fare l'evacuazione, una prova dell'evacuazione va ripetuta quanto prima. Faccio un esempio, però abbiamo delle criticità. Una strada a Torre Gaveta, e qui coinvolgo anche il comune di Monte di Procida, che purtroppo non è rappresentato per problemi amministrativi, ma anche i cittadini di Monte di Procida, andiamo ad incastro, per uscire devono passare per Bacoli. C'è una strada a Torre Gaveta che dovrà ospitare la presenza, far trascorrere, passare almeno 20.000 persone, che ha una larghezza di 3 metri, in alcuni tratti anche meno di 2 metri. Questa strada è stata già finanziata con 20 milioni di euro da parte della Protezione Civile Nazionale, del Ministero, i lavori devono partire quanto prima entro fine anno. Il tema delle assunzioni, noi abbiamo fatto anche noi un calcolo, noi abbiamo bisogno di, per il comune di Bacoli di 7 tecnici tra ingegneri e soprattutto strutturisti che ci aiutano a controllare le strutture pubbliche e private e di 9 agenti della Polizia Municipale per un semplice motivo, per fare la turnazione e permettere anche di avere agenti dalle 20
7 ufficio tecnico, 9 agenti di polizia municipale per fare la turnazione di notte. Alle ore 20 il mio comando di polizia municipale chiude. Se devo chiamargli reperibilità, prima che scendano, prima di un'ora e mezza, non mettono piedi in strada, e così ovviamente la gente va in paura e va nel terrore. È ovvio sulla vulnerabilità, poi andrà capito qual è lo studio, come stanno i nostri edifici, perché al momento a Bacoli, ad esempio, non abbiamo trovato nessun edificio che ha avuto delle problematiche strutturali a causa del bradisismo, ma poiché la gente sta iniziando a preoccupare per il bradisismo, noi andiamo lì e troviamo situazioni difficili per infiltrazioni d'acqua o per altre questioni, quindi comunque bisognerà intervenire anche in quel caso per aiutare quelle famiglie a poter vivere in serenità. E l'ultima cosa che mi sento di dire è sulla comunicazione, il tema economico e turistico. Non so se sapete, prima si parlava del MAN, a Pozzuoli è stato già chiuso un percorso archeologico, quello lì a Rione Terra, con il passare del tempo se ne chiuderanno altri. Se noi cominciamo a chiudere i nostri siti archeologici, il potenziale economico nel nostro territorio, che in Campania viene subito dopo Ercolano e Pompei, si va vivrà grandissime difficoltà. Noi non siamo solo 200.000 residenti, noi in estate diventiamo solo Bacoli, da 26.000 passa a 120.000 persone, noi siamo centinaia di migliaia di persone, siamo uno dei poli attrattivi turistici più importanti della Campania e quindi d'Italia. Se si blocca l'economia turistica, abbiamo finito di fare, non ci sarà più da chiederti se la gente può restare o meno per il bradisismo, la gente se ne andrà per la crisi economica che vivrà i campi Flegrei, non se ne andranno per la situazione delle strutture. Quindi quello che chiedo, e non so la quantificazione economica in tal senso, la comunicazione, comunicare che in questo territorio si può vivere serenamente, che altrimenti andiamo in difficoltà. E ultima cosa, non c'è bisogno, anche ci sarà bisogno anche dei fondi del governo, ma ad esempio si potrebbe modificare la norma del 208, quella sulle sanzioni stradali, per permettere ai comuni flegrei di avere una deroga per poter assumere e utilizzare quei fondi che ci sono ma che non possiamo utilizzare perché c'è un blocco normativo che non ci permette di utilizzare tutti i fondi del 208, una parte di esso per fare assunzioni strutturali. Se ci fosse una deroga, noi avremmo già i fondi e li potremmo utilizzare senza poter sottrarre altre questioni al governo. Ultima cosa e chiudo, sono stato brevissimo, abbiamo bisogno che il governo dia un segnale forte all'Italia e al mondo che nei campi flegrei si può venire in sicurezza. Chiediamo che nel nostro territorio, se possiamo viverci così come ci è stato assicurato dagli organismi scientifici, vengano fatte iniziative di caratura nazionale e internazionale, di qualsiasi tenore, che siano esse culturali, sportivi, istituzionali, per raccontare al mondo che nei campi flegrei si può venire e si può venire in sicurezza. Grazie. Grazie Sindaco. Andiamo dall'assessore Gerundo del Comune di Giuliano. Prego Assessore, il penultimo intervento. Sì, molto rapidamente uno spunto, diciamo, generale. Mi rendo conto, io sono un professore di tecnica urbanistica all'Università di Salerno e studio queste questioni da molti anni. Devo dirvi che l'unica problematica in ambito l'unica modalità in ambito internazionale dove ci sono dei rischi immanenti, e questo abbiamo verificato essere diciamo un rischio immanente, diciamo di lungo periodo, è organizzare un sistema assicurativo. L'unica maniera per consentire agli investitori di rimanere sul territorio, che invece mi risulta, come hanno anche rilevato altri interventi, la fuga degli investitori, e diciamo si può arginare, come succede nell'America dell'Est e dell'Ovest, dove ci sono fenomeni, uragani, tornadi e quant'altro che si verificano ogni anno, solo attraverso sistemi assicurativi. Sistemi assicurativi, è la prima volta che se ne parla in Italia da decenni se ne parla e non è mai stato realizzato. In quest'area potrebbe essere, come dire, ipotizzato un sistema assicurativo per gli investitori, ovviamente supportato dallo Stato, se no costerebbe cifre spaventose, che consenta all'investitore di non rimanere scoperto nel caso di recrudescenza del fenomeno. Il sistema assicurativo al mondo è l'unica maniera per garantire, diciamo, la permanenza e la continuità delle attività economiche su un territorio a forte rischio territoriale come quello bradisismico. Quindi, se ho l'occasione di dirlo, l'ho detto tante volte in sedi anche nazionali, questa potrebbe essere l'occasione per risolvere e per sostenere l'impresa che opera e vuole investire nei campi flegrei. Grazie. Grazie a lei Assessore. L'ultimo intervento del Sindaco di Quarto, che ha chiesto di poter intervenire. Esatto Sabino? Sì, no, buongiorno, l'Assessore, purtroppo il Sindaco è dovuto andare via per una riunione
con i dirigenti scolastici, quindi c'è stato un piano di evacuazione, quindi si è allontanato per partecipare a questa riunione. Io sono l'assessore all'ambiente del Comune di Quarto, Filippo Gelato. Noi dobbiamo essere molto sintetico, dobbiamo fare qualche richiesta, diciamo. Noi facciamo delle richieste per una questione di fondi da destinare a una serie di attività che il gioco forza si dovranno fare sul territorio. Quindi sulla vulnerabilità del territorio, risorse sui piani e sulle vie di fuga, che è importante, ne hanno parlato già bene tutti già i colleghi, sia i sindaci presenti, e poi risorse per lo straordinario per alcuni dipendenti che verranno utilizzati, speriamo che non ci sia bisogno, perché nell'eventualità di qualche disastro c'è la possibilità di poterli utilizzare. Visto che siamo comunque un comune di sesto, c'è bisogno, diciamo, di queste risorse. Io vi ringrazio, sono stato breve, visto i tempi brevi. Grazie a lei, Assessore. Quindi a questo punto ringraziamo tutti i nostri. Prego Simiani, però veramente telegrafico. No, veramente telegrafico, no, volevo fare una proposta, perché sennò sono tutte cose interessanti, ma che noi abbiamo bisogno invece di quagliare. Cioè, ci potrebbe essere, non so, un documento, una scaletta coordinata da tutti i sindaci in cui dove si mette in campo quali sono le opere già finanziate che dovrebbero essere sollecitate o quelle che servirebbero per le vie di fuga. Perché se no noi non riusciamo a capire evidentemente i reali bisogni, e soprattutto anche, credo che questa cosa possa essere condivisa anche dagli altri gruppi, perché noi abbiamo bisogno di quagliare, cioè di capire effettivamente cosa c'è bisogno. Ecco. Una richiesta di lista della spesa, diciamo, ancora più dettagliata fondamentalmente. Ringraziamo i nostri ospiti per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie veramente a tutti, a quelli presenti e anche naturalmente ai collegati. Grazie e buon lavoro, buona giornata.